Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Proseguono gli incontri per inquadrare i temi e i personaggi delle prossime elezioni regionali in Abruzzo del 10 di febbraio 2019 e oggi nei nostri studi abbiamo ospite nella collaudata iniziativa della Sinergia con le domande anche di un giornalista del quotidiano Il Centro, Sara Marcozzi. Buonasera Marcozzi, Buonasera. lei è candidata alla presidenza della Regione Abruzzo, la prima che ha presentato la candidatura, o meglio, la prima la cui candidatura è stata ufficializzata a seguito di una consultazione come avviene all'interno del Movimento 5 Stelle, che è la lista che la sostiene, sarà l'unica lista che la sosterrà alla sfida elettorale. Con lei il ormai compagno di viaggi di questa avventura elettorale su Rete 8, il collega del Centro, il vice caporedattore Lorenzo Colantonio. Buonasera Lorenzo. Buonasera, buonasera a voi. Allora, siamo pronti per vivere questa corsa in un periodo un po' curioso che è quello delle vacanze natalizie, quindi con qualche interruzione, ma sarà soltanto penso per i giorni stretti di festa, perché insomma è anche il nostro dovere, oltre che nostra volontà, fare di tutto per far conoscere e far confrontare i programmi di chi si candida alla guida di questa regione. Lo farà Sara Marcozzi sulla scorta di un'esperienza, e qui faccio la mia prima domanda introduttiva, di 5 anni di opposizione al centro-sinistra che assieme alla sua coalizione di liste civiche ha governato la regione Abruzzo. Un'esperienza vissuta all'interno del Consiglio regionale, guidando battaglie contro le scelte ritenute sbagliate della giunta D'Alfonso, ma soprattutto sono stati anni nei quali siete riusciti anche ad articolare una proposta di governo oltre alla protesta, voi del Movimento 5 Stelle, Siamo Marcozzi. ancora alla protesta. Sì, assolutamente sì, insomma, sono stati 4 anni e mezzo intensi, non sono ancora 5 anni per la verità. 4 anni e mezzo intensi in cui abbiamo cercato, come ha detto giustamente lei, di contrastare un po' di scelte, qualche battaglia l'abbiamo vinta, per esempio Ombrina, abbiamo fatto una grande battaglia contro il project financing dell'ospedale di Chieti, che non è ancora vinta perché la ASL si ostina, ma grazie allo studio approfondito che noi abbiamo fatto sul piano economico e finanziario, diciamo che sono più che dimezzate le spese relative alla costruzione di quell'ospedale. Abbiamo fatto tante proposte, purtroppo non tutte sono state approvate, qualcuna sì. C'è stata approvata una buona proposta del mio collega Smargiassi sulla Banca della Terra, che permetterà insomma a giovani e meno giovani di intraprendere attività appunto imprenditoriali relative all'agricoltura. Abbiamo approvato, grazie al collega Mercante, una legge di contrasto un po' alle delocalizzazioni spregiudicate, prevedendo delle penali. Poi insomma abbiamo fatto piccoli, anche piccoli atti di governo. Pur stando all'opposizione, grazie alle nostre restituzioni in 5 consiglieri regionali, abbiamo rinunciato e quindi restituito ai cittadini abruzzesi oltre 700.000 euro in tanti progetti. Abbiamo creato un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che ha finanziato fino ad oggi 90 imprese abruzzesi del territorio, abbiamo donato una turbina spalaneve alla protezione civile dopo la sciagura di Rigopiano, abbiamo finanziato una borsa di studio per la riconversione del sito famigerato di Bussi, che abbiamo denominato appunto Riscattiamo Bussi, con dei progetti straordinari che ci sono pervenuti da giovani progettisti abruzzesi per la riqualificazione, insomma la riconversione del SIN di Bussi, e da ultimo qualche giorno fa abbiamo acquistato e donato alle 4 ASL abruzzesi 4 ambulanze, quindi sono tutti segnali di piccoli atti di governo. Abbiamo pensato all'ambiente, abbiamo pensato alla sanità, abbiamo pensato alla sicurezza, abbiamo pensato al lavoro. Allora, iniziamo col fuoco di fila delle Il domande fuoco di di fila, Lorenzo. 4 anni e mezzo sono quasi una laurea magistrale in politica regionale. E così un'esperienza che state facendo sul campo. Vorrei entrare nelle elezioni, nella campagna elettorale in corso e sgomberare subito il campo da una sorta di pietrata che le ha lanciato ieri l'autocandidato del centrodestra, che nel culmine di una retorica romanesca l'ha definita
la brutta copia di Virginia Raggi, certo detto da lui e nell'accezione più negativa che possa esistere. Come risponde a Marco Marsilio? Evidentemente gradisce buttarla in caciara, non gli è sufficiente la caciara della sua coalizione sulla sua candidatura o su eventuali altre candidature, è autocandidato, come ha detto giustamente lei. Io non rispondo alle provocazioni, preferisco parlare insomma dei temi che sono a cuore agli abruzzesi perché li conosco. C'è però un'analisi che comporta una frase del genere. A storcere il naso a questa battuta è stata la Lega, e quindi le chiedo di sgomberare il campo da un tema che comunque aleggia dall'inizio della campagna elettorale, cioè si parla di un patto di desistenza romana o di una Pax siglata ma mai rivelata per quanto riguarda l'Abruzzo tra i partiti di governo. Esiste davvero questo patto di esistenza tra voi e la Lega? Assolutamente no, io non so chi abbia dichiarato cosa della Lega, mi rendo conto che magari anche a qualcun altro è sembrata un'affermazione un po' poco elegante, anche perché fatta da un uomo nei confronti di una signora, insomma dire che la brutta copia di qualcun altro non fa mai piacere, per cui insomma, ma siamo abituati a molto peggio, insomma io in Regione Abruzzo ho assistito a scene ben peggiori nei miei confronti, quindi probabilmente solo l'inizio. A proposito del chiacchiericcio, poi parleremo di politica vera, c'è questa polemica che è nata così tra qualche provocazione rispetto alla data delle elezioni, si è detto insomma c'è qualcuno che sta lavorando, ci sono delle forze di sinistra che l'hanno fatto in maniera aperta, anche alcuni sindaci pensando, ipotizzando ricorsi, ma c'è anche qualcuno che potrebbe in qualche ministero tentare la carta di una ulteriore di un ulteriore slittamento di questo 10 febbraio. Ecco, Luigi Di Maio anche nell'intervista che ci ha rilasciato ha confermato che il Movimento 5 Stelle vigilerà su questo in tutte le istanze, ma lei può dire ai cittadini abruzzesi si voterà il 10 di febbraio? Si voterà il 10 di febbraio, l'ho detto, ma insomma adesso si svegliano tutti con la spending review, abbiamo assistito a 30 anni in cui i partiti di centrodestra e centrosinistra se ne sono importati ben poco, diciamo, di risparmiare le spese. Noi abbiamo fatto in consiglio regionale e a settembre, quando si doveva decidere della data delle elezioni, una grande battaglia per votare prima di Natale, perché secondo noi insomma e secondo la legge regionale si sarebbe dovuto votare entro 3 mesi dallo scioglimento del consiglio, e quindi si poteva andare al voto tranquillamente i primi di dicembre al più tardi o anche a metà novembre. Non ci hanno voluto ascoltare, hanno scelto una data, il presidente Lolli con la presidente della Corte d'Appello hanno scelto questa data, ora i ripensamenti mi sembrano un po' tardivi, francamente, siamo a ridosso del deposito delle liste, è un po' tardi per ripensarci, magari qualcuno che oggi pensa che quella data non sia giusta poteva affiancare la nostra di battaglia a settembre e spingere perché gli abruzzesi andassero al voto un po' prima. Io voglio solo ricordare che questa regione ha di fatto non ha un presidente a tempo pieno dal 16 di marzo, cioè dal giorno in cui Luciano D'Alfonso è stato proclamato dalla Corte d'Appello senatore della Repubblica, per cui votare a maggio significherebbe dare alla Regione Abruzzo, o meglio non dare un governo a tempo pieno, un governo con un presidente eletto dai cittadini abruzzesi per oltre un anno. Io credo che questo non ce lo possiamo permettere, anche perché insomma anche il bilancio di Regione Abruzzo non ce lo può permettere e creerebbe di fatto quella a cui assistiamo da tempo, cioè una paralisi dell'amministrazione che deve essere assolutamente scongiurata, fa solo danni, quindi andiamo a votare il 10 di febbraio. Cioè, siamo passati in un paradosso, io lo dico giornalisticamente, in questo Abruzzo, da un presidente della regione che ha lasciato l'incarico, il doppio incarico nell'ultimo giorno utile a questa opzione, addirittura un candidato presidente della regione che si dimette ancora prima di candidarsi, insomma. Poi bisogna andare a vedere se oggi ha realmente, come ha annunciato, presentato le dimissioni. Una verifica la andrei a fare, non l'ha presentata. Quindi lunedì alle ore in cui va in onda questa trasmissione, lei ci dà la notizia che non ci sono queste dimissioni a Palazzo Madama. Beh, lui ha dichiarato domani, lo ha detto ieri, quindi domani e oggi.
fino a mezz'ora fa non era stata presentata nessuna richiesta di dimissioni alla Presidente del Senato. Credetemi, è molto difficile dimettersi dal Senato, così come dalla Camera. C'è stato un parlamentare dei 5 Stelle che tra la richiesta di dimissioni e le reali dimissioni ha visto trascorrere l'intera legislatura. Davvero è difficile. Ecco perché ieri quello è stato un colpo di teatro. Lo dico con il senso di critico di chi era presente. Torniamo però ai 5 Stelle e alla candidata Marcozzi. Non vorrei esaurire qui il discorso della data 10 febbraio o 26 maggio. Perché? Perché non è solo un discorso politico, è anche un discorso tecnico. Parlo alla donna di legge, e cioè non so se lei poi è abilitata alla professione legale, però lei conosce, è materia sua. Lei sa benissimo che all'inizio qualcuno ha parlato di ricorso al TAR, improponibile perché sono scaduti da molto i termini. E per quindi, i ricorsi elettorali. Sì, c'è stato un costituzionalista che ha parlato improvvisamente di ricorso gerarchico, niente di meno, al Presidente della Repubblica. Spulciando tra le leggi scopro che c'è un articolo 128 di un decreto legislativo del 2011 che impedisce cosa? Un ricorso al Presidente della Repubblica in materia di elettorali. Quindi non può che essere un atto politico il rinvio. 5 Stelle dicono no, la Lega secondo lei dirà di no? Ma io parlo evidentemente per il Movimento 5 Stelle, credo che chiunque abbia a cuore le sorti di questa regione direbbe di no per le ragioni che ho spiegato prima, e cioè ulteriori ritardi e un'ulteriore paralisi fa male agli abruzzesi, fa male a chi si rivolge alla sanità abruzzese, agli imprenditori, fa male veramente a tutto l'Abruzzo, per cui insomma. E poi ripeto, chi si sveglia oggi con queste contestazioni, per carità, lo fa legittimamente, ognuno è libero di esprimere il suo pensiero quando vuole e come vuole, però magari insomma, farlo un po' prima e invitare ad esempio il Presidente Lolli e la Corte d'Appello come istituzione a parte, diciamo, a scegliere una data un po' più favorevole, lo si poteva fare a settembre. Adesso mi sembra un po' tardi, mancano quanti giorni? 53 giorni alle elezioni, insomma siamo un po' in ritardo. Benissimo, cambiamo argomento, guardi, l'ho ascoltata molto nei giorni scorsi, anche nelle reti nazionali, ieri lei in particolare dava dei numeri particolarissimi, significativi per l'Abruzzo, quale faccio una domanda che anche in un certo senso provocatoria, lei ha citato un numero, ahimè tristemente magico, 26.000, cioè il numero dei disoccupati in più dell'ultimo trimestre secondo l'Istat, sì. Economisti prettamente abruzzesi, interpellati, sentiti eccetera, e collegano questo numero di 26.000 disoccupati in più all'avvento del decreto dignità. È così secondo lei oppure è un abbaglio che prendono gli economisti? Secondo me no, ma ce lo dicono i dati, grazie al decreto dignità abbiamo il 58% in più di trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato e ce ne sono, mi sembra, 56.000 in più soltanto grazie al decreto dignità, per cui credo che siano due fatti andrebbe fatto il saldo, quindi completamente scollegati, decreto dignità e diciamo aumento della disoccupazione. Io credo che sia dovuto alla congiuntura economica e al fatto che poco si sia fatto in questa regione per le politiche espansive del lavoro, davvero poco, io non ho visto grandi risultati da parte di questo governo regionale, non ho visto investimenti, non ho visto aiuti alle imprese, insomma. Stiamo parlando di un cardine della vostra politica e cioè anche della il reddito di cittadinanza, Secondo lei
È vero che i centri per l'impiego, le agenzie per l'impiego in Abruzzo saranno in grado di sopportare un'ondata anche da noi massiccia di richieste il giorno in cui partirà l'intera operazione? Le faccio una premessa, so che nelle ultime ore è stato siglato un accordo a livello governativo per rivedere la manovra e destinare al potenziamento dei centri per l'impiego quasi 1 miliardo di euro. Farete in tempo ad utilizzare questo miliardo, considerando che l'Europa deve ancora dare il via libera alla manovra per potenziare i nostri centri per l'impiego? Allora, in manovra sono previste tante misure, oltre al reddito di cittadinanza e al miliardo che cita lei. Il miliardo è 1 miliardo ogni anno. È chiaro che se i centri per l'impiego non funzionano, e io vorrei spendere una parola perché non tutti non funzionano, insomma ci sono dei centri per l'impiego che funzionano e altri che funzionano meno. Evidentemente se ci abbiamo messo in manovra 1 miliardo di euro all'anno per 3 anni, è chiaro che è un processo progressivo di potenziamento dei centri per l'impiego che passa per l'assunzione di nuovo personale perché sono sotto organico e per la dotazione di strutture, infrastrutture informatiche che oggi non hanno. Dunque è evidente che è un processo che inizia all'inizio dell'anno e andrà a regime con qualche mese, evidentemente. Quello che è certo è che da febbraio o da marzo, insomma nei primissimi mesi del prossimo anno, il reddito di cittadinanza entrerà in vigore e comincerà a partire. Poi chiaramente arriveranno le domande un po' alla volta, dovranno essere smistate. Ci tengo a precisare, e la ringrazio per questa domanda, perché qualcuno ancora parla del reddito di cittadinanza come se fosse una manovra assistenzialista per far restare le persone sedute a casa sul divano. In realtà è il contrario, è per farle alzare dal divano, e cioè tutti coloro che aderiranno a questa misura verranno introdotte in un percorso di formazione attraverso i centri per l'impiego e anche attraverso società private, diciamo, che saranno affiancate ai centri per l'impiego proprio per far fronte, soprattutto all'inizio, a questa certamente grande domanda. Verranno indirizzate in un percorso di formazione, nelle more, diciamo, di questa formazione dovranno destinare un po' di ore alla settimana a dei servizi utili per i propri comuni di appartenenza, quindi non resteranno assolutamente sul divano, non avranno il tempo tra la formazione e i servizi resi al proprio comune. Poi avranno 3 proposte di lavoro, se rifiuteranno 3 proposte di lavoro perderanno il diritto al reddito di cittadinanza. Oltre a questo però, una misura importante, anzi preciso anche che il dato relativo alla platea abruzzese destinataria del reddito di cittadinanza è circa 48.000 nuclei familiari, quindi in Abruzzo 48.000 famiglie potranno beneficiare del reddito di cittadinanza e sarà una grande misura. Oltre a questo, praticamente pari al 4° capoluogo di provincia d'Abruzzo. Esatto, esattamente, quindi sono numeri importanti. Oltre a questo c'è anche, sempre relativamente alla manovra, non ci dimentichiamo che ci sono le pensioni di cittadinanza. In Abruzzo, secondo i dati INPS, ci sono oltre 300.000 pensionati al di sotto dei 780 euro, quindi potenzialmente solo in Abruzzo la platea destinataria tra reddito e pensioni minime aumentate a 780 euro è di oltre 350.000 persone. Che vuol dire, in soldoni, che ci saranno centinaia di milioni di euro che entreranno nell'economia reale di questa regione, perché se oggi una persona guadagna zero o non arriva alla fine del mese, ci sono tanti pensionati che scelgono se accendere il riscaldamento o fare la spesa, entreranno in circolazione, noi abbiamo fatto una stima che chiaramente deve essere calibrata, ma di oltre 500 milioni di euro che entrerà in circolo nell'economia reale, che darà una mano non solo ai destinatari del reddito e delle pensioni e anche agli invalidi completamente inabili al lavoro, il cui sussidio sarà aumentato a 780 euro, ma anche alle piccole imprese, agli negozi di alimentari, a tutto
veramente a tutto l'Abruzzo. Bene, noi ci interrompiamo per la prima fascia pubblicitaria, torneremo tra pochissimo in studio con Sara Marcozzi e le domande di Lorenzo Colantonio. Riprenderemo parlando appunto del lavoro che per il resto bisogna dire è la prima emergenza individuata anche in un sondaggio che abbiamo proposto come Rete 8 e il centro nella nostra regione, dunque è inevitabile approfondire ulteriormente questo tema. A tra poco. Bene, siamo tornati in studio, parlavamo di lavoro in tema di politiche attive per il lavoro e per il welfare, ma c'è anche un aspetto difensivo delle politiche sul lavoro. Il ministro Luigi Di Maio è stato in Abruzzo due giorni nel passato fine settimana e ha avuto anche questo incontro davanti ai cancelli di una fabbrica, quella che ha vissuto una trasformazione, sta vivendo una trasformazione tra le più complesse degli ultimi mesi, la Honeywell di Atessa. C'è un'altra azienda, la Ball, la cui situazione è al vaglio del Ministero del Lavoro. Su questi due dossier, Marcozzi, quali punti si sono fatti agenda di governo nazionale nel ritorno di Di Maio a Roma nel suo ministero? Quali aspetti sono stati puntualizzati e quali speranze ci sono per questi lavoratori? Beh, intanto grazie al lavoro del ministro Di Maio è stato reinserito un istituto importantissimo che è la Cassa Integrazione per Cessazione, che ha permesso appunto il salvataggio di tante realtà, Honeywell compresa, e quello che si spera anche Ball. Il problema della Ball è che c'è una proprietà americana che pare non voglia usufruire di questo istituto, anche se veramente non si comprende per quale motivo, perché va soltanto a favore dei lavoratori, non comporta spese per la società, per cui non si comprende il diniego. Da parte del ministro Di Maio e del ministero c'è tutta la volontà evidentemente per risolvere questa situazione. So che hanno tentato anche di fare un'opera, come dire, di moral suasion, avrebbe detto qualcuno, nei confronti, tramite anzi l'ambasciata americana, per parlare proprio con l'azienda americana, però vediamo quali saranno gli sviluppi. Noi stiamo insistendo in tutti i modi, evidentemente da parte del governo e del ministero c'è tutta la disponibilità al salvataggio anche della Ball. Credo che mercoledì ci sarà il tavolo relativo alla Ball, vediamo che cosa risponde l'azienda. Purtroppo è l'inverso, c'è la volontà da parte del Ministero ma non c'è la volontà da parte dell'azienda, per cui speriamo in un ripensamento, insomma. Beh, è una filiera diretta quella che si sta creando, no? Mi sembra di capire, tra l'Abruzzo e il governo, no? Lei sta parlando di temi prettamente ministeriali, governativi, ne sta parlando anche nelle televisioni nazionali, no? È un punto di forza della vostra campagna elettorale? Io credo di sì, ma non è un punto di forza limitato alla nostra campagna elettorale. Il Movimento 5 Stelle ha da sempre dialogato nei vari livelli delle istituzioni, lo abbiamo fatto anche quando eravamo tutti all'opposizione, nei comuni, regioni e in Parlamento. Oggi che il Movimento 5 Stelle è al governo del Paese, chiaramente c'è un filo diretto con noi in Abruzzo, ma con tutte le altre regioni, con i comuni più importanti, con tutti i comuni, insomma è... Il vantaggio del Movimento 5 Stelle è che, lo dico da sempre, porta avanti lo stesso programma e gli stessi ideali e la stessa linea politica su tutti i livelli istituzionali, per cui, come dire, il dialogo è anche più semplice quando gli obiettivi sono gli stessi sia nei comuni, sia nelle regioni, sia nel Parlamento. Generalmente nelle altre forze politiche si fa un po' lo scaricabarile, no? Il comune dice dipende dalla regione, la regione dice dipende dal Parlamento e così via. Questa, noi non succede, questa riflessione mi apre anche un ragionamento relativo alla legge elettorale abruzzese, perché è una legge molto complessa. Io penso che, come è avvenuto 5 anni fa, ci metteremo una settimana per capire poi chi è stato eletto, perché c'è un meccanismo davvero contorto nel calcolo e nel ricalcolo delle preferenze. Questo perché è una legge che favorisce le coalizioni e così è stata varata dall'ultimo Consiglio regionale nella stesura, l'ennesima, avvenuta proprio nell'ultimo anno prima che si votasse. È una legge che vi svantaggia da questo punto di vista, essendo il Movimento 5 Stelle, come dicevo inizialmente, sostenuto soltanto da una lista politica come quella del Movimento, quindi Sara Marcozzi avrà una lista del Movimento 5 Stelle. Ecco, come
Articolerete la vostra campagna elettorale sapendo di avere di fronte coalizioni che si stanno formando e che andranno in giro con i loro candidati a caccia di preferenze. L'articoleremo come l'abbiamo sempre fatta, e cioè parlando ai cittadini abruzzesi di temi, di programma, di quello che vogliamo fare. È vero, è una legge elettorale che favorisce le coalizioni, è vero anche che è una legge elettorale che è stata molto abusata e che sarà probabilmente abusata ancora una volta, perché un conto è come dire, mettersi insieme in coalizioni tra partiti che hanno una storia storicamente, faccio un esempio, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, sono dei partiti che ci sono da un po' di anni e, per carità, ha anche un senso ed è legittimo pensare di mettersi in coalizione. Quello che è l'abuso in realtà è la nascita di tutte queste liste che si dicono civiche ma che in realtà sono civetta, per far sì che ogni coalizione abbia 300 candidati da un lato e 300 candidati dall'altro, che operano più che un esercizio di democrazia, una sorta di rastrellamento di voti casa per casa, quartiere per quartiere, che nulla ha a che fare con la democrazia, ma sono soltanto, mi dispiace per i candidati, ma di fatto sono portatori d'acqua per far eleggere sempre le stesse persone. Lo abbiamo visto nel 2014 in Abruzzo, lo abbiamo visto in Molise qualche mese fa, vengono elette sempre le stesse persone, anche se a candidarsi sono cittadini che magari pensano e sperano di arrivare in consiglio regionale legittimamente, lo ripeto, ma non ci arriveranno perché saranno votati ed eletti sempre gli stessi. Ma per cui noi la campagna elettorale la facciamo sui temi, insomma. Prima di farle una domanda specifica sulla sua figura e quella delle liste, mi viene da farle una domanda un po' più provocatoria: gli accordi non li fate prima, li fate dopo? Con chi li faccio? Beh no, mi riferisco al governo, no? Alla fine l'accordo c'è stato. No? Però quello è un altro discorso. Anche quello è un altro accordo discorso, che si basa su equilibrismi molto delicati. È vero in parte, perché gli accordi in Regione Abruzzo non li faremo, perché la legge elettorale fortunatamente ci consente di partecipare da soli e di vincere da soli, per cui se gli abruzzesi vorranno votare per il Movimento 5 Stelle sanno che voteranno solo per noi e andremo a governare noi, perché il sistema è maggioritario. In Parlamento il discorso è diverso: il Partito Democratico nella passata legislatura ha varato, a mio avviso dolosamente, una legge elettorale votata peraltro anche dal centrodestra, fatta e finita per non far vincere nessuno alle elezioni, e quindi siamo arrivati il giorno dopo delle elezioni in cui il Movimento 5 Stelle era la prima forza politica del paese e aveva la responsabilità di cercare di dare un governo al paese. Tornare alle elezioni sarebbe significato replicare la medesima situazione, cioè un'altra volta nessuno avrebbe vinto e raggiunto il 40%, il 50%, per cui ci siamo guardati intorno, abbiamo trovato come interlocutore la Lega, ma non ci siamo alleati con la Lega, abbiamo stilato una serie di punti che è diventato il contratto di governo, sui quali siamo d'accordo entrambi, portiamo avanti quello. Grazie a quel contratto di governo, mi viene da dire, sarà approvato il reddito di cittadinanza, quota 100, le pensioni minime a 780 euro, insomma stiamo cominciando a fare la legge anticorruzione, prima volta dopo tanti anni, il decreto dignità, insomma stiamo facendo tante cose. Certo, se fossimo andati al governo del paese da soli probabilmente sarebbe stato più semplice e più piacevole. Torniamo a Bomba, cioè in Abruzzo. Sì. E, parliamo della sua candidatura e della lista. Che cosa intendo dire? Ascoltavo Di Maio proprio in un'intervista rilasciata a Carmine, al collega Carmine per Antuono, e la identifica lei Sara Marcozzi con due aggettivi, cioè la identifica con l'Abruzzo: forte e gentile. E questa è la parte bella della domanda, la parte un po' più provocatoria è questa. Come dire, è come se ci fosse l'intenzione da parte del leader del movimento di
personalizzare al massimo le elezioni sulla sua figura in maniera tale da distrarre dalla lista la lista. Le domando, è questa la strategia politica? Perché la vostra lista di fatto è già stata disegnata, indicata dopo le regionali, dovrà subire delle modifiche, ma quando potremmo conoscere nomi, volti di candidati? Sa, le regionali si fanno e si vincono con le preferenze. Io non credo ci sia nessuna strategia, insomma, con Luigi Di Maio abbiamo un rapporto lavorativo e di amicizia, quindi probabilmente il commento è stato più sulla persona che sulla strategia politica, insomma. La lista arriverà, il Movimento 5 Stelle ha poche regole molto chiare, c'è un vaglio che viene ecco, spieghiamo attuato. Queste regole, spieghiamo, perché per esempio noi conosciamo Acchieti, Ottavio Argenio, valido consigliere d'opposizione, perché alla fine, pur avendo vinto tra virgolette le regionali, non potrà comparire in lista. Sì, purtroppo e per fortuna, purtroppo, perché mi dispiace tantissimo che Ottavio non ci sarà, perché è una persona assolutamente valida e sta portando, insieme a Manuela D'Arcangelo Acchieti, sta portando avanti un lavoro straordinario. Per fortuna, perché una delle regole è che noi non ci dimettiamo per candidarci ad altri ruoli, e questa credo sia una cosa fondamentale. Fosse caduto Di Primio, sarebbe stato bello. Però non avremmo è successo. Avremmo avuto Argenio candidato. Però non è successo, e quindi siccome abbiamo questa regola che ci avviciniamo alla politica per svolgere una sorta di servizio civile, civico, e non per fare carriera, non ci dimettiamo per candidarci, per cui ci sono questi aggiustamenti che devono essere fatti, e credo che a brevissimo, insomma, avremo tutta la lista. Una domanda, tornando alla regione, chi si troverà a guidarla insieme alla sua giunta erediterà un master plan che è quello che è stato concordato con il governo Renzi e con il governo Gentiloni, che in parte è in fase di attuazione, in parte in fase di rimodulazione. Ecco, lei da Palazzo Silone, il giorno dopo le elezioni, trovandosi di fronte a questo strumento che avete contestato in consiglio regionale, sì, cosa salverà e cosa rimodulerà, se è ancora possibile dare un'impronta politica diversa a questa suddivisione di fondi per i territori dell'Abruzzo? Dunque, intanto andrà fatta un'operazione di monitoraggio e di check dei contratti che sono stati sottoscritti e di quelli che non sono stati sottoscritti, dei cantieri che sono partiti e di quelli che non sono partiti. Noi lo abbiamo contestato da subito relativamente a tante opere, penso alle vasche di laminazione sul fiume Pescara, 54 milioni di euro di opera inutile, quello perché ci dicono sempre che diciamo no. Noi non diciamo sempre no, diciamo no alle cose che non servono. Ci siamo consultati. La interrompo un attimo, noi staremmo in questo momento sopra una vasca di laminazione. Esatto. La sede di Rete 8, esatto, ma ci eravamo confrontati con dei tecnici che ci avevano spiegato al tempo che queste vasche di laminazione non sarebbero state capaci di contenere queste piene del fiume Pescara, e dunque ci eravamo battuti contro, perché sarebbe stato, e spero che non sarà, ma forse sarà, un ulteriore spreco di 54 milioni di euro. Ci sono tanti altri progetti, parlo di Chieti così non faccio il campanile, non difendo solo la mia città e i progetti della mia città, ma Lorenzo Colantonio è di Chieti, magari è d'accordo con me. Ci sono due progetti importanti, uno è il completamento della filovia e l'altra è questo progetto fantasioso, mi viene da dire, di funivia che lega Chieti e Chieti Scalo. Ora, io non voglio entrare neanche nel merito dell'analisi costi-benefici, delle analisi di impatto ambientale, degli studi di fattibilità, che comunque per grande parte non sono stati fatti, benché la delibera del MISE del CIPE prevedeva degli interventi immediatamente cantierabili, quindi già il presupposto di questi interventi era sbagliato, ma è evidentemente una duplicazione. Cioè, quanta utenza pensiamo che abbia Chieti per andare da Chieti a Chieti Scalo e viceversa? Sono due opere che probabilmente si sovrappongono, allora scegliamo: o facciamo la funivia, faccio per dire, o facciamo il completamento della filovia.
sono opere che sembrano messe lì tanto per spendere i soldi. Quello che noi abbiamo sempre contestato è di indirizzare gli interventi e di spendere, per carità, quanti più soldi possibili per creare lavoro, per creare sviluppo, per dare servizi ai cittadini, ma su opere che siano utili realmente ai cittadini e non su duplicazioni. Sì, mi corregga se sbaglio, è possibile, sempre possibile in corso d'opera modificare la destinazione dei fondi del Masterplan. Un esempio ce l'abbiamo qui a San Martino, dove su un luogo anche a lei noto, no? È il potabilizzatore, sì, e quindi quella enorme struttura inutilizzabile, ha visto che ultimamente sono stati rimodulati quei fondi e destinati a un rafforzamento della rete dell'acquedotto del Giardino. Sì. Allora, le faccio questa domanda, proprio coniugandola con i fondi Masterplan. Lei, sempre in una TV nazionale su Rai 2 qualche giorno fa, ha citato un numero, un altro numero. Io seguo tutti, ma seguo tutti perché è il modo per capire la mappa della politica regionale. Lei ha citato un numero che mi era sembrato lì per lì esasperato, gonfiato: 10.000 frane in Abruzzo. Un suo valido collaboratore mi ha spiegato poi che quel numero non è inventato, ma esce fuori da una relazione del professor Miccadini, che io peraltro conosco, persona geologo serissimo. 10.000 frane in Abruzzo, molte di queste frane, lei sa, si interverrà per molte di queste frane proprio grazie al Masterplan. Questa può essere un'emergenza, per esempio, per l'Abruzzo, anche per la nostra Chieti, dove c'è una frana, per esempio. Però non parlate soltanto di Chieti, hai ragione. Voglio dire, allora, ci sono delle zone devastate. Non sono tutte a Chieti. Quindi, questo numero, ecco, è possibile, per esempio, immaginare un intervento più concreto, massiccio, al di là dei voli pindarici sulle funivie o filovie? Assolutamente, ma io credo che la ratio della delibera CIPE riguardasse proprio interventi come questo, cioè dove all'interno della delibera del 2016, adesso non ricordo il mese, forse era febbraio, ma all'interno di quella delibera è specificato esattamente che gli interventi dovevano essere immediatamente cantierabili, che vuol dire c'è una frana, andiamo a porre rimedio, c'è una strada dissestata, rifacciamo la strada. Quello era il senso, e quando noi parliamo di opere utili parliamo di questo, cioè di opere immediatamente percepibili dai cittadini e di cui i cittadini possano giovarsi immediatamente. Assolutamente sì, quella è una priorità. Strade e frane sono assolutamente una priorità. Dunque, appunto su questo peraltro c'è stato anche l'intervento qui in Abruzzo di Di Maio, che ha annunciato questi 5 miliardi nel primo blocco di interventi per primo anno della legge di bilancio. Ecco, ma come funzionerà e quale sarà il ruolo dei sindaci nella gestione di queste emergenze di cui la nostra regione soffre? Sul dissesto idrogeologico, sì, ci sono 5 miliardi per iniziare, come dire, in questa manovra. Credo che ai sindaci sarà chiesta una sorta di ricognizione di quelli che sono gli interventi più urgenti e più importanti, e con dei presentazioni di progetti, e verranno finanziati. Adesso nello specifico non lo so ancora, dico la verità, però ma certamente non, avranno. Non esce ancora il decreto, quindi è ancora importante però lo stanziamento in qualche modo. E sempre a proposito di fondi per il Masterplan, mi viene da evocare, poi tra un paio di minuti avremo pubblicità, magari ne parleremo più ampiamente dopo, questa situazione che ha creato anche fortissime polemiche fino a qualche settimana fa riguardante le autostrade. C'è una possibilità di fare in modo che vengano scongiurati questi ulteriori aumenti di pedaggi dal primo di gennaio, cioè si riesce a lavorare insieme a prescindere dalle bandiere politiche, per fare in modo che qualcuno, che si chiami Toninelli, che si chiami in qualunque altro modo, faccia il miracolo di non rendere questa autostrada un deserto, perché con un ulteriore aumento, io penso, Lorenzo, saremo di fronte a un'assoluta scomparsa di competitività di questa infrastruttura. Preferisco andarci a piedi a Roma, no, al di là degli scherzi, mi aggiungo a lui, no? E non si sta ritardando un po' troppo con i famosi 192 milioni di euro? So che la burocrazia ha i suoi tempi, e quindi anche con il PEF, cioè questo acronimo strano da cui dipende anche lo stop all'aumento delle autostrade.
finita la domanda. Sì, si sta ritardando. C'è ritardo oppure no? Non c'è un enorme ritardo che va avanti dal 2013 nell'approvazione e nel rinnovo del PEF. Il PEF non viene rinnovato dal 2013, quando al governo c'era piano economico finanziario. Appena insediato il Partito Democratico, la grande responsabilità dei ministri del Partito Democratico che si sono succeduti prima dell'arrivo di Toninelli e che appunto non si siano occupati della questione. Il miracolo, a mio avviso, un mezzo miracolo, Toninelli lo ha fatto, cioè per la prima volta ha bloccato i pedaggi. Le strumentalizzazioni io le ho viste e le vedo, non le vedo francamente dal Movimento 5 Stelle, le vedo e le ho viste dal presidente Lolli, dall'onorevole Pezzopane, che si sono strappati le vesti dicendo che il ministro Toninelli aveva sottratto 192 milioni di euro al masterplan, quando non era vero, perché si trattava di 192 milioni di euro in più. Alla fine lo abbiamo chiarito fortunatamente. Il mezzo miracolo è appunto quello del blocco dei pedaggi. Il ministro Toninelli sta, e anche lì siamo abbastanza in contatto, sta lavorando assiduamente per il rinnovo di questo PEF, e il rinnovo di questo PEF permetterà appunto di rivedere evidentemente i pedaggi al ribasso. Non ci dimentichiamo che i pedaggi sono così alti perché il PEF non è mai stato rinnovato dai governi che hanno preceduto quello del Movimento 5 Stelle, quindi il ritardo non è attribuibile a noi siamo lì da 5 mesi. Appena ha insediato il ministro Toninelli, ha stanziato 192 milioni di euro e ha bloccato i pedaggi. Ora, se qualcuno vuole scioperare sotto il ministero lo può fare, avrebbe forse, mi permetto di dire, potuto cominciare a farlo. Faccio solo una correzione prima della pubblicità, velocissima: l'ha capito e l'ha emendato. Non è così, ma non apriamo questa polemica. Pubblicità, non è così, non è così. Pubblicità. Allora, siamo tornati in studio, entriamo in questo rush finale un po' più sui temi di questa campagna elettorale. Ovviamente la sanità, che rappresenta il grosso del bilancio che in parte ingessato un nuovo governo regionale dovrà trovare a gestire. L'Abruzzo che esce da questa fase di commissariamento, però in che condizioni reali sarà Marcozzi e con quali proposte da parte vostra per far tornare agli standard che voi ritenete opportuni il servizio sanitario regionale? Sì, l'Abruzzo esce dal commissariamento un po' a pezzi, nel senso che negli ultimi 10 anni i governi di centrodestra e di centrosinistra che si sono succeduti ci hanno depotenziato e quasi chiuso 10 ospedali, 5 a testa. In questo sono stati bipartisan, lo ha fatto il centrodestra e lo ha fatto il centrosinistra. Ne usciamo quindi con ospedali depotenziati, servizi depotenziati, ne usciamo con un'edilizia sanitaria in condizioni preoccupanti, perché praticamente tutti gli ospedali della nostra regione hanno un indice di vulnerabilità sismico bassissimo e dunque si deve fare un grande piano Marshall, mi viene da dire, di riammodernamento e di adeguamento sismico degli ospedali. La domanda che io mi sono fatta in questi 4 anni e mezzo è perché ci si sia rivolti al project financing che si sa, diciamo, peggiorano le condizioni delle casse, delle ASL, peggiorano anche le condizioni di lavoro dei lavoratori con le esternalizzazioni, e non invece si sia fatto ricorso al Fondo per l'edilizia sanitaria nazionale, che solo per l'Abruzzo ha ogni anno 400 milioni di euro a disposizione, oltre i fondi INAIL, che sempre solo per l'Abruzzo hanno a disposizione circa 500 milioni di euro l'anno. Dunque, quello che faremo noi al governo di questa regione è evidentemente cominciare dalle priorità, quindi vedere gli ospedali che stanno messi peggio, per capirci, che hanno l'indice di vulnerabilità sismica più basso, e cominciare da quello, a uno alla volta, evidentemente, a ricostruirli, non sulla base dei certificati di residenza dei consiglieri regionali o degli assessori, ma delle reali necessità. Quello che poi intendiamo fare è reinternalizzare tanti, quasi tutti direi, i servizi. Penso al servizio mensa, al servizio delle cucine, al servizio di pulizia, perché abbiamo visto che le esternalizzazioni comportano una maggiore spesa per le ASL, un peggioramento del servizio
è un peggioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori. Perché? Perché vengono assunti con contratti part-time, molto spesso fanno un'ora di lavoro la mattina, un'ora di lavoro il pomeriggio, e buste paga da 300-400 euro al mese. Per noi è una cosa assurda, non è dignitosa e non è assolutamente possibile. Come finanziamo tutto questo? Evidentemente con una spending review seria, che non tagli i servizi ma tagli gli sprechi. Il mio collega Domenico Pettinari se ne è occupato spesso degli sprechi all'interno delle ASL. Se pensiamo ad esempio che ci sono macchinari noleggiati come le pet tac a 6.000 euro al giorno, quando potrebbero essere a quel punto acquistati, è chiaro che sì, quando arriveremo al governo della regione e scoperchieremo il calderone dei tanti sprechi all'interno delle ASL, tante saranno poi le misure che potremo prendere in favore dei servizi, in favore dei cittadini, in favore delle liste d'attesa, che debbono essere evidentemente accorciate, perché non si può aspettare un anno per fare un'analisi, e questo lo faremo con un piano di assunzioni e con una riorganizzazione basata evidentemente su una spending review seria. No, le volevo fare a proposito una domanda, no? Lei sa che il plafond è disponibile per nuovi ospedali in Italia è cresciuto da 26 a 28 miliardi, questi 2 miliardi in più. La domanda che le voglio fare, tipo più politica a dir la verità, sarà un tema che vi potreste giocare insieme voi dei 5 Stelle e la Lega, perché ho visto che quell'emendamento che ha determinato questo aumento porta come prima firma quella di Bellachioma. Quindi come vi comporterete in campagna elettorale su questo tema dei soldi in più per ospedali nuovi? Beh, è previsto nella manovra, la manovra è varata dal governo nazionale, il governo nazionale si basa su un contratto, evidentemente eravamo d'accordo sull'approvazione, l'emendamento è stato approvato anche perché è stato votato anche dal Movimento 5 Stelle, per cui, ma credo sia interesse di tutti, al di là della Lega, Movimento 5 Stelle, è chiaro che sono stati stanziati 2 miliardi in più in manovra rispetto a quello che c'era prima, proprio perché evidentemente c'è una necessità incombente, ce la giochiamo, che siamo contenti, come dire, per i cittadini italiani e per i cittadini abruzzesi. Non sempre bisogna rivendicare qualcosa, insomma, sì. L'importante è che ogni tanto si raggiunga qualche risultato. E voi come Movimento 5 Stelle, mi sembra di capire che il Ministro Grillo non voglia rivedere e correggere anche il decreto Lorenzin, cioè manterrete questo schema o anche ospedaliero rivoluzionato in Abruzzo, no? Con idea di secondo livello, primo livello, eccetera, oppure ci sarà qualcuno che premerà il tasto rewind e si tornerà al periodo quasi gaspariano, no? Non è vero, nel senso che c'è un'interlocuzione aperta con il ministro Grillo, con i tecnici veramente del ministero, perché il decreto Lorenzin si basa su dei dati oggettivi che però molto spesso non sono calati sulle realtà locali. Io penso all'Abruzzo, una cosa, come dire, è parlare di pianura padana, altra cosa è parlare di Abruzzo, montagne, strade, insomma la situazione la conosciamo, per cui c'è invece un'interlocuzione aperta sulla possibilità, insomma, di rivedere e di aggiustare il DM70 in favore evidentemente delle popolazioni e degli utenti degli ospedali. E quindi insomma non lasciamo niente di intentato. Altro tema che è stato poi al centro della precedente visita in Abruzzo di Luigi Di Maio è quello della ricostruzione. Si è riattivato il meccanismo degli uffici speciali proprio in questi giorni, ma il tema reale probabilmente più che quella del 2009 è la ricostruzione del terremoto del 2016. Su questo l'Abruzzo, che pure ha la regione che non ha tantissime competenze, ma comunque un ruolo rilevante su quegli uffici speciali. Ecco, se fosse una regione guidata da Sara Marcozzi, come interverrebbe su questa ricostruzione che non è nei fatti ancora partita? Beh, allora intanto devo dire che i sottosegretari sia Vacca che Crimi se ne stanno occupando a tempo pieno, e quindi sono contenta che siano loro, perché insomma con Gianluca Vacca ci conosciamo da tempo e so che è molto scrupoloso, e Vito Crimi credo sia una persona altrettanto scrupolosa e attenta alle esigenze. La regione è vero non ha grandi competenze, io credo che
gli uffici dovranno essere un po' potenziati perché anche gli uffici sono sotto organico e ci deve essere evidentemente una semplificazione nelle procedure, ma quello che mi preme al di là, diciamo, della parte burocratica di cui si occuperanno prevalentemente i sottosegretari, mi preme anche la ricostruzione sociale un po', perché L'Aquila è stata un po' abbandonata dal punto di vista, diciamo, sociale e sociologico, nel senso che sappiamo dai dati che oltre 10.000 aquilani non vivono più all'Aquila e Teramo, si sono sposati, e l'Aquila è Teramo, perché certo, il 2016 è stato il terremoto di Teramo, assolutamente, non vivono più, diciamo, nelle loro città, e ma parlo dell'Aquila perché, insomma, è stata costruita di fatto una nuova città e dunque tutti i centri di aggregazione si sono persi e non ci sono più riferimenti per i giovani, non ci sono più luoghi di aggregazione e credo che anche lì ci sarà bisogno di ricostruire la parte della socialità dell'Aquila, oltre che la ricostruzione degli edifici, che evidentemente è ancora indietro, ma insomma lavoriamo anche in questo caso a stretto contatto con i sottosegretari delegati, per cui, insomma, l'azione di un governo nazionale, del governo del futuro governo del Movimento 5 Stelle regionale, sarà sicuramente di grossa sinergia, perché andremo oltre tutte le polemiche, oltre le strumentalizzazioni, insomma si lavorerà direttamente soltanto per i cittadini abruzzesi. Allora abbiamo ancora 6 minuti e 46 secondi, li lascio tutti a Lorenzo Colantonio per capire se c'è qualche domanda più cattiva. Più cattiva. Per l'amore di Dio, anzi siamo stati buonissimi, ma però una domanda gliela devo fare. Alle scorse elezioni lei indossò un bel paracadute, si candidò presidente e si candidò in lista. Ci può assicurare che questa volta non si candiderà anche in lista e quindi non indosserà un paracadute o la valvola spacca, insomma? Ma non è un paracadute, sono anche qui, sono delle semplici regole del Movimento 5 Stelle, e cioè ci presentiamo con una lista da soli contro 300, in tutte le regioni ci siamo presentati così, il candidato presidente è anche capolista nella sua lista provinciale, non mi sembra, come dire, una stranezza. Va bene, accolta come risposta. Le faccio invece un'altra domanda, cioè mi viene una curiosità, l'ho vista nelle TV nazionali, viene quasi spesa dal proprio movimento per farla diventare competitor di personaggi che sono animali politici, no? L'altro giorno con la Gelmini, eccetera. Non ha mica un rammarico, e cioè un'occasione persa, perché lei sa meglio di me che queste elezioni saranno per lei, secondo vostra regola, le ultime, non avrà una terza chance per un salto di qualità in Parlamento, in Senato, alla Camera. Le resta qualche rammarico? No, io ho lavorato negli ultimi 5 anni per, come dire, cercare di fare il bene di questa regione e il bene degli abruzzesi. Non ho il rammarico, certo, un'esperienza in Parlamento sarebbe chiaramente una bella esperienza per chiunque, ma io sono contenta che, insomma, se diventerò presidente di questa regione sarò al mio secondo ed ultimo mandato, perché vorrà dire che avrò le mani libere per fare tutto ciò che serve a questa regione, tutto ciò che serve agli abruzzesi. Perché? Perché nel momento in cui tu sei un politico di professione e quindi, come dire, fai politica per lavoro, qual è la preoccupazione principale di un lavoratore? Conservare il suo posto di lavoro, e quindi compi, quando hai l'orizzonte temporale della tua prossima rielezione, compi atti per farti rieleggere e non atti per fare il bene dell'amministrazione che stai amministrando, e quindi io sono contenta perché se diventerò presidente di questa regione farò tutti gli atti solo ed esclusivamente in favore dei cittadini abruzzesi. E poi potrà andare a fare un altro mestiere senza vitalizio. Esatto, quelli li abbiamo anche abolito i doppi vitalizi, grazie che me l'hai ricordato. Bene, vedi, ti faccio un assist. Allora invece parliamo un pochettino degli avversari, quelli che
si troverà davanti. La volta scorsa aveva personaggi come Luciano D'Alfonso, come Gianni Chiodi e Maurizio Acerbo. Questa volta ha altri volti. Si è fatto un'idea sicuramente. Preferisce Marsiglio o qualunque altro candidato di centrodestra con un DNA più abruzzese? E questa è una critica che gli viene rivolta, io per me è totalmente indifferente, insomma, sono candidati espressione di vecchi partiti politici, di una vecchia politica, e lo stanno dimostrando quotidianamente, perché sono ancora presi, come dire, nelle decisioni di chi si candida dove, non è ancora sicuro il candidato, quindi hanno evidentemente sono espressione di quello che dicevo prima, cioè politici di professione che debbono ricollocarsi in qualche modo, per cui o sarà lui o sarà qualcun altro. Il programma del Movimento 5 Stelle non cambia, le intenzioni sono sempre quelle, i progetti sono gli stessi, per cui è indifferente. L'importante è non arrivare terzi. E allora la domanda delle domande è una: tra Marsiglio e Legnini chi teme di più? Io credo che siano assolutamente... C'è anche Di Stefano, no? Assolutamente. C'è anche Di Stefano, tra i due, la domanda era però tra i due. Assolutamente sullo stesso piano. Io l'unica cosa che temo è che i cittadini abruzzesi non capiscano che riconsegnare l'amministrazione di Regione Abruzzo a chi di fatto l'ha già governata, non sono state quelle due persone, due o tre persone, ma sono stati i loro partiti di espressione. A governarla significherebbe riconsegnarla alle persone che hanno creato tutti i problemi che abbiamo oggi e che oggi si pongono come risolutori dei problemi, per cui spero in un vero cambiamento, perché abbiamo tante cose da fare e le vogliamo fare con i cittadini. Nello scenario nazionale l'Abruzzo spesso, ai noi, viene indicato come il due di coppe quando briscola spada, però per voi 5 Stelle questa diventa l'elezione della vita, nel senso che l'Abruzzo potrebbe diventare Lo Aio. La prima regione governata dai 5 Stelle in Abruzzo. Ci credete davvero? È possibile? Conti alla mano, percentuali, sondaggi, oppure è un viaggio del salmone controcorrente? Beh, ci crediamo, perché altrimenti non lo faremmo, non ci spenderemmo così tante energie, tanta passione. Se vogliamo parlare di sondaggi, parliamone. I sondaggi ci danno assolutamente come prima forza politica e ci danno in un testa a testa con il centrodestra. I sondaggi fatti prima che vengano presentate le liste lasciano il tempo che trovano, sì, perché vabbè, queste certo, sono elezioni certo. Con preferenza. Eh beh, se ci dicono quali sono i candidati di centrodestra e di centrosinistra, forse possiamo fare anche 5 Stelle un po' più. Vabbè, ma insomma, noi perlomeno candidato presidente è certo, ed è certo da un po', ma se ci dicono e ci indicano anche gli altri, possiamo avere dei dati più certi. I sondaggi ci danno a buon punto. Io credo che con il programma che presenteremo a brevissimo ai cittadini abruzzesi e con il lavoro che abbiamo fatto in questi 4 anni e mezzo abbiamo dimostrato a tutti che siamo in grado di governare. Ci stanno per interrompere, 10 secondi. Siamo in grado di governare e quindi insomma, ce la vi avrei chiesto una pillola, solo una pillola, sì. Un qualcosa di anticipazione di questo programma, che so che ha delle cose eclatanti. Eclatanti. Ce ne dice una? Avremo modo. Ci focalizzeremo sul lavoro, sulla sanità, sulle aree interne e sul turismo. Bene, avremo tantissimi appuntamenti elettorali nei quali poi anche confrontare i candidati su questi argomenti. Io intanto vi ringrazio, Lorenzo è soddisfattissimo perché ha trovato il titolo sull'Ohio su cui imposterà la pagina del giornale, perché insomma, la frase è questa. Io spero anche Sara Marcozzi abbia avuto una buona opportunità per far conoscere agli abruzzesi la sua proposta, la sua candidatura. Grazie a tutti voi per averci seguiti e buona serata, arrivederci.